Perché secondo te questa storia è arrivata in questo momento della tua vita o della tua carriera anche? Bah, perché non lo so, la vita è così, cioè noi abbiamo lavorato su questo film per 8 anni, io ero un produttore del film fin quando poi sono diventato regista e sono cose che vanno così. Ti mostro i dintorni? Sì, magari, grazie. Che cosa era importante mantenere del romanzo? Perché Lo varie cose spirito, sono. il senso di febbrile eccitazione emotiva del diventare, dell'essere un uomo mentre sei ancora un ragazzino. Muscoli sodi. Non c'è un corpo dritto in queste statue, sono tutti curvi. A volte impossibilmente curvi e così indifferenti. Da questo nasce la loro ambiguità senza tempo. A me piaceva l'idea di raccontare un momento in cui ancora c'era un senso di nelle relazioni di capacità di essere non chiusi in individualismo sfrenato. Forse il fatto che appunto siano presenti sui giornali che leggono i personaggi e nelle conversazioni a tavola cose come Craxi, come Licio Gelli, è un modo un po' divertito di introdurre qualcosa di inquietante, non lo so. Il romanzo è ambientato in Liguria e tu invece lo hai ambientato a Crema, che è dove abiti. Come mai questa scelta? Beh, un po' perché avevo fatica a girare un altro film in Liguria dopo Io sono l'amore cuoco contadino, e un po' perché avevo fatica a girare un altro film al mare dopo aver fatto Bigger Splash, e un po' perché trovo che la pianura padana sia meravigliosa, mi piaceva pagare il dovuto omaggio ai miei mentori ideali, su tutti Bertolucci, che ovviamente è un grande regista della pianura padana.